Allora, buonasera a tutti. Sono veramente ogni volta più contenta perché veramente questa idea dei concetti a casa vedo che era un grandissimo successo. Sono contenta perché abbiamo dei musicisti deliziosi. Stasera abbiamo di nuovo Alessandra che ci porta il suo amico Robert Davidson, compositore australiano, che voleva venire in vacanza, ma Alessandro mi ha detto: io quando vedo qualcuno non mi sento uno. E quindi ecco, diciamo che sono contentissima di avere Alessandro la seconda volta quest'anno e comunque di poter ascoltare queste composizioni molto particolari di Robert e naturalmente accompagnata la chitarra dal chitarrista Robert. Niente, volevo dire che appunto perché vedo che apprezzate, quest'anno mi sono un po' lasciata andare, quindi per tutti quelli che vogliono troveranno anche un elenco di idee che speriamo vengano tutte confermate. Fuori c'è un foglio con tutto i prossimi eventi e quindi voleva nel tentativo, insomma, non so se avete notato, questo programma ho semplicemente cambiato, che ora anche se i concerti al momento si fanno tutti qui, non è detto che non ci siano altre alternative, quindi di rivitalizzare un po' questa situazione di vicino negli orti, vediamo un po' cosa succede. Comunque questo vorrei, parliamo di quel concetto. Alessandro mi pregava di dire che il programma è leggermente diverso, semplicemente è uguale, però il pezzo di Roberto Rossi verrà suonato per il primo, mentre Sweet Spring di Robert Davidson verrà suonato dopo i pezzi del pianoforte, quindi dopo la Robosch e dopo Menko. Okay? Quindi vi lascio a loro che mi spiegano un altro pezzo del concerto di stasera e buona. Pensata sulla Divina Commedia, sono tre momenti, il primo è l'entrata all'inferno, il secondo è dedicato alla Babele, quindi all'incastro delle lingue, poi ne, e l'ultimo è dedicato a un rapporto un po' complesso, quello tra Salomone e la regina di Saba, detta anche Makeda. Thank you.
Thank you.
presa. Scusate. Se vuoi, se vuoi provvedo, così lo trovi. Sì. Vuoi che ti chiami? Proviamo. Dai, mi chiami. Intanto provate un po' sto qua. Quello lo prendo qua. Allora, intanto due parole. No, vabbè, non lo so. Che è qua con noi, Roman Bellinson. Molto particolare per lo stile e anche per l'idea di accompagnare i suoni. Abbiamo iniziato con un brano dedicato a Dante, perché comunque questo è un programma legato alla letteratura, all'immagine e non solo alla musica. Dante, ora Dante, qua ci sta bene, e diciamo che è un inizio brillante di un brano scritto da un toscano, Roberto Rossi, che in questo modo diciamo, accompagna il conseguimento del programma, appunto che è legato a vari aspetti dell'arte, non solo alla musica. Il brano che suono adesso è di un'altra australiana, perché appunto, come diceva Lorenza, la mia seconda terra è l'Australia e spesso vengono i miei amici qua che sono per lo più musicisti e non possono non suonare o non comporre o non venire comunque a partecipare alla vita toscana e le avventure come questa, bellissime e molto intime, però che hanno un grande senso a livello di conoscenza della cultura e dello scambio reciproco di esperienze. Nei Howlett è una signora di più di 90 anni e venne qua da sola qualche anno fa e fece uno spettacolo insieme a me sulla sua musica. Quindi introduco la musica di Robert con quella di May Howlett, che proviene da un luogo diverso, però dell'Australia, perché lui è di Brisbane, mentre May Howlett abita vicino a Sydney. Tuttavia io un po' la riconosco la musica australiana, perché è comunque molto libera da vincoli, non ha la nostra pesantezza, si avverte questo grande spazio e anche, come potrete sentire, questa attinenza alla natura. Infatti questo è un brano dedicato al sole di May Howlett e proseguirò con un animale di Villa-Lobos. Io li suono spesso gli animali di Villa-Lobos, fanno parte della raccolta che si chiama La famiglia del bebè. Sono brani straordinari, appunto, siccome dopo Robert Davidson ci illustrerà qualche animale con qualche suono particolare, appunto unisco questi due brani che in qualche modo lo rappresentano: May Howlett, Inno al sole, e Il bove di piombo, che è una specie di rondò che torna su se stesso, sembra che voglia salire alle stelle ma non ci riesce mai. E dopo di lei ci ascolterete tutte e tre insieme, perché avremo l'onore, lui è un contrabbassista comunque che ha lavorato per orchestre sinfoniche, oltre ad essere insegnante al Conservatorio di Brisbane, quindi e ha iniziato il suo percorso in realtà con altri generi, musica popolare e rock, quindi è un compositore, diciamo, a 360 gradi. Quindi May Howlett e Villa-Lobos. Thank you.
il rapporto tra la musica e la politica in un momento che fu molto difficile per gli artisti dell'Est Europa e non solo. E questo è un brano di un poeta, Mamis, che Robert Davidson ha musicato in maniera molto speciale. Il lavoro che lui fa sul suono, come potrete sentire anche dopo, e sul suono parlato e anche sui suoni della natura, è uno studio accurato di come naturalmente i suoni si sprigionano normalmente mentre parliamo, mentre ascoltiamo semplicemente il fruscio degli alberi. Però è uno studio che non è l'unico che ha studiato questo, sono stati anche in passato molti che hanno sperimentato forme sonore attinenti a quello che succedeva nella natura, però quello che lui fa è ricerca proprio la creazione, la spontaneità. Io dico che si fa meglio ad ascoltare. Però ecco, questa è una poesia, come ascolterete, a volte musicata liberamente, come spesso accade quando ascoltiamo della musica sotto la poesia, però in altri momenti c'è uno studio accurato dell'armonia che viene fuori da un semplice parlato. Quindi ascolterete prima la poesia come l'ha recitata il poeta e poi con l'accompagnamento di Robert Davidson. Sweet spring is your time, is my time, is our time. For springtime is love time, and viva sweet love. All the merry little birds are flying in the floating in, the very spirits singing in, are winging in the blossoming. Lovers go and lovers come, a wandering, but any two are perfectly alone, there's nobody else alive. Such a sky and such a sun, I never knew and neither did you. And everybody never breathed quite so many kinds of yes. Not a tree can count his leaves, each herself by opening, but shining who by thousands mean only one amazing thing. Secretly adoring, shyly, tiny winging, darting, floating, merry in the blossoming, always joyful selves are singing. Sweet spring is your time, is my time, is our time. For springtime is love time, and viva sweet love. Sweet spring is your time, is my time, is our time. For springtime is love time, and viva sweet love. All the merry little birds are flying, the floating in, the very spirits singing, the winging and blossoming. Lovers go and lovers come, and wandering, wandering, but any two are perfect. Such a sky and such a sun, I never knew and neither did you. And everybody never breathed quite so many kinds of yes. Not a tree can count his leaves, each herself by opening, but shining moon by thousands mean only one amazing thing. Secret
italiano mi cercherò di spendere due parole su questa composizione. Prossima composizione. Landscape. Il pianoforte raffigura un ruscello. E con una melodia lenta raffigura le nuvole. E il contrabbasso rappresentano scusi, rocce e montagne. Ci sono anche uccelli, alberi, nebbia e pioggia in questo dipinto musical di paesaggio. Si ispira alle montagne vicino a casa mia in Australia. Queste montagne hanno molte storie su di loro per gli aborigeni. Can I speak English? Yes. this composition is landscape. But you were very clear. That was very... No, really, great. This is Landscape. It's originally composed for guitar and string group. È originalmente scritto per quartetto d'archi e chitarra. And this is l'ho costretto a lavorare. This is the first performance of this new version, which I composed especially for this duo, and I'm going to join in on double bass. Sì, perché Giorgio Albiani, che ha avuto la sventura di conoscere diversi anni fa, no, con lui abbiamo intenzione di registrare, comunque di suonare un repertorio un po' desueto per pianoforte e chitarra, e siamo molto interessati, diciamo, a un filone di musica nuova di questo tipo. E quindi ho chiesto a Robert che veniva qua di scrivere per noi, di riarrangiare una sua composizione, mi sembrava troppo fargli scrivere qualcosa proprio di nuovo. E è venuta una cosa bellissima, secondo me. Ora è la prima volta che suoniamo insieme, non abbiamo neanche potuto provare, perché è arrivato ieri, comunque il pezzo è bellissimo, prego. It's very nice for me to play this music about my landscape, which I love in Australia, and here in one of the most amazing and beautiful landscapes here in Tuscany. È molto lieto di suonare questa composizione che parte dalle sue origini, dalla sua bellissima terra, in questa bellissima terra nostra, quindi ci porta in Australia per un po'. And yesterday, Ale and I went swimming in the Fosso Bianco, which we thought was beautiful, in Bagno. Invece di trovare il pezzo, fatto bene. E sono piaciute tanto. Ok. So, next piece you will write on them. Them. Okay. Viene dalla scuola di Thierry Rai. Gli altri, e quindi l'ispirazione maggiore è minimalismo. Potete ascoltare. Grazie. Volete riaccordare? No?
questa ultima opera che ascolterete ne sarete contenti. Si tratta del Carnevale degli animali estinti, originariamente scritto per pianoforte a quattro mani, e anche questo è stato rivisto per la nostra formazione. Il primo è un rinoceronte, in realtà, perché lui è un amico zoologo che gli ha dato varie immagini. L'opera completa consta di 5 animali e noi ve ne offriremo 2. Il rinoceronte, poi una specie di animale che non ho capito che cos'è, mi ha spiegato lui che è un incrocio tra una tigre e un canguro, però comunque era un animale noto in Australia, veniva vivevano in gruppi, un po' come vivono i lupi, e però non c'è più, insomma, un animale che è sparito, però è stato per circa 2 secoli avvistato, quindi era un musicista. Ecco, anche i musicisti potrebbero essere in questo modo. Anche qua, come ascolterete, i suoni degli animali sono studiati accuratamente sia nella parte ritmica che armonica che melodica, e vengono proposti proprio in forma di concerto, quindi questo non è più un trio, ascolterete un quartetto per quanto riguarda il rinoceronte, mentre il Tilassin, lo strano animale del quale vi ho parlato, lui non ha copiato il suono, anche perché il suono ho capito che non c'era, è una registrazione del 1900, quella che vedete, e lui invece ha musicato il movimento. Quindi nel primo ha musicato il suono dell'animale e nel secondo brano il movimento. Perché in Australia ci sono questi bellissimi spazi con grandi tecnologie, che addirittura strizzando un occhio si apre un libro. Però si renderà lo stesso l'idea del lavoro. Lui ha sentito musicato con un'intervista di Trump. Ah, da vedere. Però vi consiglio di andare a vedere perché è molto interessante. Ok, su un'altra musica. Thank you.
abbiamo il click, naturalmente, perché il click è arrivato tutto molto senza il click, insomma, riuscirete si canta male, però lui ha appunto accuratamente, ripeto, studiato esattamente il suono e l'armonia e anche lui. Quindi, cosa sei? Ok. Sì.
Oh, the reef. Rhino. Rhino. Okay, see you on the next one. Sono carini, no? Simpatici. È che, appunto, poi alla fine, negli spettacoli dove questo dura in realtà un'ora intera, cioè quindi questo rapporto tra musica e immagine, deve esserci veramente un click e un software capace di organizzare tutto. Però volevo portarlo, perché due giorni dopo il carnevale degli animali estinti era proprio irresistibile, no? Era proprio... Brava. Credo da fare. Ok? Sempre un grande piacere venire qua, grazie.
E ecco, ringrazio, thank you very much to Robert Davidson, because he actually was here for holidays, and I made him working like mad, so, and Giorgio really took the double bus. Si fa tutto, veramente grazie, perché è una disponibilità enorme e anche una gran fatica, perché tutto sta lavora moltissimo e quindi l'ho preso dai suoi impegni. È stato un grande piacere, grazie di essere venuto, grazie a Lorenzo per la curiosità. Ora dicevo, io dovevo mandare i musicisti, ma qualche volta voglio dire, se non è bruciato tutto di sotto, perché io sono una, quindi sono qui e non sono giù, se qualcuno vuole un bicchiere di ricordita, un bicchiere di vino, insomma, e vuole rimanere ancora un pochino, a me fa molto piacere, perché la parte conviviale è quella che fa concerti un po' la differenza, perché lo possiamo fare, perché appunto se c'è più distanza, magari ecco, bellissimo, poi uno va a casa. Se vogliamo continuare a stare un pochino insieme, la strada, insomma, per chi non lo sa, per chi la sa, gli fa vedere, andiamo di sotto in cucina vecchia, intanto io mi avvio per vedere se è tutto per il secondo interesse. Bene.